permanente, cultura permanente. La permacultura in sé è la progettazione di sistemi umani sostenibili, in generale. A sustainable system can produce more energy than it takes to establish and maintain it. Si declina in diversi aspetti, normalmente si tende a pensare a quello agricolo, però vi è quello abitativo, quello sociale. La permacultura mi dà speranza per il futuro. Buongiorno, sono Alice Elzner Dell'Oro. Assieme a altre due cofondatrici abbiamo creato la scuola di permacultura della Svizzera italiana. Abbiamo fatto le nostre strade, quindi sono tecnico di marketing, però tutti abbiamo questa passione e questa voglia del cambiamento e di fare formazione. Quello che noi abbiamo imparato nel nostro corso di 72 ore del PDC, che è la base di formazione della permacultura, dare questo imprinting di formazione verso tutta la popolazione. Ho scoperto la permacultura, non mi piace dire per caso, perché secondo me non esiste il caso. Mio papà comunque arriva da una famiglia di contadini, sono sempre tornata un po' sulla natura e non solo natura, proprio perché che la permacultura non la si applica solo nei progetti per il suolo, bensì anche è un'applicazione che può essere usata in famiglia, può essere usata nelle aziende. Uno si domanda ma come? È magari la risoluzione di conflitti, quindi ci sono diverse metodologie e soprattutto anche diverse scie che si stanno seguendo, perché non sono delle tecniche, sono i principi che si implicano, si mettono all'interno della propria vita. Io sono laureato in storia contemporanea, ma la permacultura l'ho conosciuta negli ultimi anni di studio. Abbiamo organizzato un festival gastronomico, Festival dei Sapori Etici, ebbe un buon successo e allora decidemmo che oltre che a cucinare determinati prodotti volevamo anche coltivarli. E così nacque un po' l'avventura dell'associazione Dalla Terra al Piatto, e alle attività di catering si affiancarono anche quelle didattiche. Questa esperienza è durata 3 anni, ma è stata interessante perché, come abbiamo iniziato noi, è iniziato ad incontrarsi questo gruppo di permacultura della Svizzera italiana, che continua a trovarsi. In Ticino ci sono una serie di persone sul territorio che praticano la permacultura. E secondo me non è con le bioplastiche che si salva il mondo, ma è cambiare completamente i nostri principi su cui si fonda la società. E questo però non vuol dire dover perderne in qualità di vita, decidere di lavorare meno per godere, per esempio, di contatti sociali. Dopo, avrei potuto dire tutta una serie di cose relative, sai, coltivare il proprio orto è ormai è un'azione politica, no? E guadagnare spazi di indipendenza, essere più liberi, non dover dipendere da qualcuno. E poi fa bene all'anima, diciamo, anche, no? Poter mangiare i propri prodotti, sapere cosa si mangia. Alla fine è quello che abbiamo bisogno tutti: mangiare, bere, dormire, un posto dove dormire. Quindi è veramente riuscire a garantire un bisogno primario. Il resto è superfluo.